una tela San Salvatore Telesino, di quelle belle, ad acquarello, che a guardarle ti danno tranquillità. Le quattro case del centro, nel silenzio, l'unica chiesa, le viuzze in pietra. Poco più in là il buon ritiro di molti, lo splendido e fresco parco del Rio Grassano. Una tela squarciata come il silenzio in una notte d'estate da quelle grida che pongono una sorta di argine tra il prima e il dopo. Tra quando Maria correva e sgambettava allegramente per le strade del centro telesino a quando è stata trovata morta e nuda nella piscina di un locale poco distante dal centro. Questo è il luogo dove nella notte di domenica è stata trovata morta la piccola Maria. Era andata via intorno alle 20:30, è stata trovata qui intorno alle 23:30, annegata in una piscina, nella piscina di questo locale che però in quella serata era chiuso. Dopo l'autopsia si è scoperto che la piccola è morta per annegamento nella piscina, ma presentava sul corpicino numerosi segni di violenza anche pregressi. Intanto è iniziato una sorta di pellegrinaggio, come vedete alle mie spalle hanno iniziato a depositare fiori e ceri per quella bambina di 9 anni, scomparsa troppo presto. Non è che si può dire noi viviamo nel paradiso terrestre o isolati dal mondo, può succedere da tutte le parti. Lei conosceva la famiglia? Sì, abito di fronte però. Che persone erano? Per me erano persone bravissime, cioè sono due lavoratori, la mamma che si faceva in quattro perché quella bambina, insomma, ogni mattina l'accompagnava a scuola a piedi. E ogni giorno l'andava a prendere a piedi e la portava a casa, insomma. Che effetto fa una tragedia del genere? Dispiaciuta perché anch'io ho perso un figlio. E ieri ho pianto sempre, l'altro ieri pure. Sto troppo male per loro. So cosa significa. Li ho conosciuti troppo brava gente, la bambina si chiudeva dentro, non apriva mai a nessuno, perché tornava la mamma a mezzogiorno. Questo che l'ho conosciuto io in queste 3 settimane, bravissima, brava gente. Si può rimarginare una ferita del genere? No. È un paese che è stato sempre tranquillo, non si sono mai verificati episodi. Mo speriamo che gli inquirenti facciano luce nel più breve tempo possibile, mi dispiace soprattutto per i genitori. Eravamo tutti lì davanti, ho visto lei uscire, ma senza nessun, voglio dire, mai a pensare, mai immaginavo che potesse succedere qualcosa del genere. Diciamo che ovviamente poi il tutto è avvenuto in tarda serata, cioè, o meglio, ho collegato le cose in tarda serata, anche poi l'ho riferito anche agli inquirenti di averla intravista uscire dalla parrocchia. Una vicenda che ha sconvolto la comunità. Una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità di San Salvatore, anche perché non era mai successo qualcosa del genere, voglio dire. Lascia tutti sgomenti e tutti attoniti, ecco quello che è successo. La popolazione è rimasta sotto shock. Da ieri sera infatti io non ho dormito proprio, quindi praticamente sono stato là sul posto e quindi sono rientrato abbastanza tardi e non ho dormito, come me molta altra gente non ha dormito e stiamo tutti, non ce lo spieghiamo il fatto come è successo. Mai successa la verità propria, un paese calmo, quieto, non ci volevo proprio perché era una ragazza, cioè una bambina. Immaginavate una storia del genere qui a San Salvatore? Pensavo proprio, quindi siamo rimasti un po' sotto shock, la verità. Una storia che è agghiacciante per come si sta rivelando. È normale per una bambina di 10 anni, è colmo proprio, non la trovo comprensivo. Certo, chiunque è stato, io spero che lo abbiano messo alla ghigliottina, perché in un paesino manco più si può stare tranquillo, non lo so a che punto siamo arrivati. Ma qua ci conosciamo tutti,
meno male, gli extracomunitari sono pure integrati abbastanza bene, ci conosciamo tutti qua. Ci sono due pozzi, o la bambina ha fatto un'azione che non poteva e quindi si è andata a buttare in piscina a fare il bagno, ma mi sembra un po' impossibile. L'azione più penso che qualcuno ce l'abbia buttata e ha ricostruito un po' tutto. Per quanto tempo rimarrà questa ferita qui a San Salvatore? No, ma il fatto che una bambina non potrà scomparire questa cosa, non potrà restare per sempre, perché comunque per me era un'angioletta, chi passava con la bicicletta 20 volte al giorno e 20 volte al giorno ti diceva ciao, 20 volte, ma proprio era un'angioletta. E non si rimarginerà per adesso, ci vuole molto tempo, perché per noi un fatto anormale, già in sé per sé il fatto di aver violentato una bambina in campo nazionale fa restare male ai genitori, ma proprio in una comunità come questa che i bambini sono tutti amici, sia i figli di uno, dell'altro, extra comunità, cose che fanno restare male. Un dolore per una mamma, per una bambina è agghiacciante, non è un dolore che si può colmare in un giorno, in un mese, in un anno, rimane incolmabile, c'è sempre quella paura poi. Anche se mia figlia è grande, di farla uscire c'è sempre quella tensione. Si guarda tutti con sospetto. Certo, hai paura anche timore di uscire di casa, perché che ne sai, non usciamo di questo, puoi trovare le spalle in qualsiasi momento. Dici che lo prendono però. Terribile, penso che parole in queste occasioni veramente è difficile trovarle. Siamo tutti terribilmente feriti da questa esperienza, perché in un paese come il nostro, come dire, sembra in attesa, un luogo dove non poteva accadere. Però questo ci fa pensare, ci fa svegliare, ci fa guardare alla storia con uno sguardo diverso e soprattutto ci fa pensare che anche noi dobbiamo essere presenti, probabilmente con una forza, un impegno, una fede nuova all'interno della comunità. Si viene a sapere chi è, viene preso dalla legge e in un qualche modo c'è una maggiore, come dire, sicurezza per la comunità, però rimane comunque un'esperienza tremenda, perché comunque la comunità rimane segnata da un'esperienza del genere, perché non è un'esperienza che possa essere cancellata in un qualche modo, perché non c'è niente che la possa cancellare, rimane comunque fortemente scritta dentro di noi. Non possiamo dimenticare la sua presenza particolare, il suo sorriso, la sua semplicità, la sua dolcezza, la sua vivacità. Per noi la sentivamo nostra, parte della nostra vita parrocchiale, quindi è un dolore ancora più grande, una sofferenza più grande, e sentiamo il bisogno comunque di essere vicini anche alla famiglia. San Salvatore Telesino è sotto shock per quello che è emerso dalla vicenda della piccola Maria trovata morta in una piscina. L'autopsia ha confermato che la piccola aveva subito violenze anche pregresse. Ci troviamo nel centro di San Salvatore Telesino, qui è stato il teatro di tutto, poco più in là c'è la piazza principale dove è stata vista Maria, la piccola bambina rumena trovata morta. A pochi passi qui c'è l'abitazione dell'indagato di Daniel, il ragazzo rumeno 21enne. Dietro di noi c'è la chiesa di San Salvatore, dove la piccola sembra abbia assistito alla funzione, è stata vista qui fuori poco prima delle 8:30, quando non è stata più trovata, e poco più in là c'è la casa dei genitori della piccola Maria.
Venuta subito meno l'ipotesi di una tragica fatalità, con il passare delle ore, soprattutto dopo lo svolgimento dell'autopsia, alla caccia all'omicida si è aggiunta quella all'orco. L'esame autoptico ha confermato l'orribile presentimento che qualcuno, una o più persone, diverse o coincidenti con chi ne ha poi causato il decesso, abbia strappato l'innocenza dell'infanzia alla povera Maria, abusandone probabilmente non solo poco prima che morisse, ma anche in passato, chissà, forse con regolarità. In attesa dell'esito di ulteriori accertamenti, gli esami istologici e tossicologici e di eventuali elementi provenienti dai rilievi svolti dai carabinieri del RIS e di una squadra specializzata del ROS, la Procura della Repubblica di Benevento allo stato attuale procede per omicidio e violenza sessuale aggravata contro un unico individuo, condotto in caserma subito dopo la scoperta di quel corpicino annegato nella piscina e trattenuto fino alle 3 di notte per essere messo sotto torchio dagli inquirenti. Daniel Ciocan, rumeno di 21 anni, residente a pochi passi dalla casa di Maria e dalla chiesa di Santa Maria Assunta, è passato dall'essere una persona informata sui fatti ad indagato, seppur a piede libero, in mancanza di elementi che potessero giustificare nei suoi confronti l'adozione di una misura cautelare. Un'operazione tecnica in punto di diritto per consentire alla difesa di nominare un perito di parte che partecipasse all'esecuzione dell'autopsia, ma probabilmente inevitabile anche per il tenore della versione fornita dal giovane, che ha raccontato agli investigatori e anche ad Otto Channel cosa è successo domenica sera. Pochi minuti prima che arrivava questa ragazza mi ha chiamato mia sorella, io stavo a casa, stavo dormendo, ma ha chiamato mia sorella di andarla a prendere a Telese. E quindi io mi sono ritrattenuto un altro po' nel letto. Quindi dopo ho sentito una voce che mi chiama e quindi mi sono vestito e mi sono affacciato sulla finestra e ho visto Maria. C'era sotto. E Maria, che è successo? Ha detto, Dani, posso stare un po' insieme a te? Dice, sì, perché no? Però io devo andare a Telesa a prendere mia sorella. Ok, va bene. E io mi sono messo le scarpe e ho sceso giù. E poi siamo andati tutti e due insieme a prendere la macchina e siamo andati a Telesa. Però io e Maria non eravamo mai arrivati a Telesa perché la strada era chiusa. Per problemi di... c'era una corsa a piedi, quindi non si poteva passare nessuna parte. Quindi, dato che era già fatto tardo, quindi ho pensato di accompagnarla davanti alla chiesa, da casa, alla bimba. Lei ha scelto di essere accompagnata davanti alla chiesa, lei. Ho detto, ok, va bene. E quindi l'ho lasciato davanti alla chiesa, no? Là praticamente ci sono parecchie, c'erano assai persone là, quindi ci sono pure persone che mi hanno visto che la bimba è scesa dentro la macchina e quindi là c'era pure un gruppetto delle amiche sue là, e quindi lei è scesa dentro la macchina e è andata vicino a queste amiche sue e io mi sono andato io e quindi mi sono andato, ho fatto una piccola discesa girando a destra, ma sono andato verso Castelvenere, ho fatto il giro e mi sono sceso a Telese. Quindi sono andato a prendere mia sorella e poi ho fatto un ritorno a San Salvatore perché un vicino di casa mi ha chiamato perché devo andare da lui perché ci hanno portato un pezzettino di dolce, ci hanno regalato, quindi siamo andati a mangiare questo dolce, ci ha chiamato e poi sono andato un po' a casa mia. E quindi dopo sono venuto a casa di mio fratello, mi sono fatta la doccia e sono uscito verso le 10 qualche cosa con gli amici, sono uscito. Credi che ci sia stato qualcosa di sbagliato nel fatto di farla salire con te in macchina e andare a fare questo giro, o hai pensato e pensi tuttora che sia stata una cosa assolutamente normale? Non ci vedi nulla di strano, insomma, ancora oggi? Sì, più o meno così, perché mai per pensiero che succedeva una cosa di genere, poi. Io così, amici, andiamo a Telese a prendere la mia sorella e basta. Non ci ho pensato che possa succedere chissà che cosa. Però mentre che andavo a Telese, io ci ho pensato di chiamare i genitori e avvisarli, però non l'ho fatto. L'unica cosa che mi dispiace assai di quello che è successo praticamente. Hai avuto modo
nelle ultime ore, da domenica, di parlare con i genitori di Maria, di incontrarli? No, non ho mai incontrato fin il giorno dopo in caserma, la sera. Perché non ho pensato, perché io ho venuto a sapere la mattina di tutto questo che è successo. Di questo. Quindi li hai incontrati in caserma? Sì. E vi siete scambiati qualche parola, avete parlato? Sì, ci abbiamo scambiato delle parole. E che avete detto? E lui mi ha domandato per quale motivo l'avevo fatto salire la figlia dentro la macchina. E io ce l'ho detto perché lei ha detto che se vuole può stare insieme a me. E io ce l'ho detto, noi ci andiamo a te e lei si apprende la mia sorella. Che rapporto avevi prima di domenica con la famiglia di Maria? Comunque siete tutte e due di nazionalità rumena, vivete vicini a San Salvatore, siete quasi vicini di casa, insomma, vi conoscevate da parecchio tempo. Sì, sì, io praticamente il padre lo conosco di 2 anni, lo conosco padre, perché ci abbiamo trovato, diciamo, da una persona a lavorare e quindi piano piano abbiamo fatto amicizie e siamo diventati amici praticamente. Poi piano piano ci abbiamo conosciuto la moglie, la bimba, dopo. Siamo poi ogni tanto in visita a casa mia, o una volta all'anno, dice Ilda, non venivo tanto spesso a casa mia. Quando era compleanno mio è capitato 2 volte di venire, quindi io andavo a casa lui a trovarlo, sempre quando ci stava lui a casa. Come ti sei sentito quando hai saputo che la bambina era stata molestata? Praticamente mi ci sento tutto male perché non mi è venuto manco a credere di quello che è successo. Pure ora sto un po' male per quello, non mi viene a credere quella bambina e quello che ci è successo. Un po' l'attenzione è concentrata su di te, c'è anche il dolore ovviamente per la morte di una persona che conoscevi e lo stress anche che stai subendo in questi giorni. Come stai? Diciamo che non sto tanto bene perché mi dispiace tantissimo per questa ragazza che è successo. E è un po' brutto pure questo tempo perché quindi sto un po' pensando che poteva essere successo, ma non lo so. Avvocato Maturo, nelle ultime ore sono intervenute 2 notizie di particolare rilievo nelle indagini. La prima è l'iscrizione del suo assistito nel registro degli indagati. La seconda è che l'esame autoptico ha evidenziato segni di violenza, di abusi sessuali perpetrati ai danni della piccola Maria, abusi che non sono stati compiuti soltanto la sera dell'omicidio, ma che venivano compiuti in maniera quasi sistematica e regolare. Come cambia, cosa cambia nella posizione del suo assistito che è indagato, è ancora a piede libero e c'è da parte di molti la tentazione forse di crocifiggerlo e di dipingerlo come orco? Allora, guardi, le 2 novità ci sono succedute a distanza di poche ore l'una dall'altra. La prima novità di cui lei parlava è chiaramente una novità tecnica che in gran parte secondo me era quasi un atto dovuto, nel senso che c'era la necessità di iscrivere a modello 21 qualcuno che fosse, chiedo scusa, che fosse nella fattispecie anche il mio assistito. Io per la verità mi sarei aspettato che fosse stato fatto la sera stessa che lui è stato ascoltato. Però la dimostrazione che forse non vi erano troppi elementi contro di lui era proprio dipesa dal fatto che alla fine, alle 3, anche se alle 3 del mattino, lui è stato comunque lasciato libero di andare a casa sua. Quindi le dicevo, la prima novità è, credo sia un atto dovuto. Perché? Perché altrimenti senza l'iscrizione a modello 21 l'esame autoptico come atto irripetibile non sarebbe stato possibile a noi contestarlo, o comunque non sarebbe stato a noi opponibile.
perché non avremmo potuto partecipare all'esame autoptico. La seconda novità, che è quella dell'esame autoptico, è una novità che apprendo anche io in queste ore. L'apprendo dai siti specializzati in notizie di cronaca, purtroppo cronaca nera come in questo caso, ma non mi meraviglia più di tanto. La notizia, per la verità, è di una violenza che la bambina subiva, ma di una violenza pregressa, così almeno a me risulta. Violenza pregressa che non è databile allo stato attuale, per cui non essendo databile questa violenza non possiamo riferirla obbligatoriamente alla sera del delitto, o se il delitto c'è stato, a qualche sera prima. Dovremmo andare a scavare per capire, per comprendere il tempo in cui questa violenza si sarebbe consumata ai danni di questa povera creatura. Quindi allo stato attuale io cercherei di essere cauto nel fare valutazioni che coinvolgono comunque il Ciocan. Cioè il Ciocan è evidente che è un indagato, ma la garanzia che gli deriva dall'essere indagato è proprio questa. Cioè prima che si debba procedere nei suoi confronti occorrono degli elementi, anche solo indiziari, ma che siano sufficientemente forti per reggere l'impatto con un tribunale di riesame o con altro organo come può essere il GIP. Ecco, parliamo appunto della posizione, della testimonianza di Daniel, del suo assistito. Lui ha raccontato di aver fatto questo giro con la bambina, con la vittima, e poi di averla riaccompagnata a San Salvatore davanti alla chiesa intorno alle 20 più o meno della sera. Ci sono testimonianze che confermano quanto dichiarato da Daniel? Allora, io se ci sono delle testimonianze non le conosco perché sono coperte chiaramente dal vincolo istruttorio, però da avvocato penalista le posso dire che secondo me esistono. Esistono perché? Perché proprio mentre Daniel diciamo sciorinava la sua versione, la versione che lui forniva agli inquirenti, in quel preciso momento altri ufficiali di polizia giudiziaria confrontavano quasi nell'immediatezza, secondo il mio parere, quella sua dichiarazione con le testimonianze che lui aveva fornito. Quindi in buona sostanza è come se ci fosse stato un riscontro, oserei dire, immediato a quello che lui diceva, anche perché la sua dichiarazione è partita da una certa ora ed è stata completata alle 3 di notte, alle 2 di notte, 2 e mezza di notte. Quindi in questo arco di tempo, oltre a dettagliarla nei minimi particolari, secondo me è stata anche riscontrata, cioè è stato verificato quello che lui diceva. E quindi ci sono state sicuramente le dichiarazioni delle persone che lui ha indicato, che hanno fornito le conferme a quella sua dichiarazione. D'altra parte c'è da dire anche un'altra cosa ancora. Io è chiaro che non conosco tutte le parti delle indagini, però mi viene da pensare che cosa? Che se ancora oggi lui è a piede libero con due ipotesi di accusa così gravi, omicidio di una bambina e violenza carnale aggravata, io ritengo che neppure abbiamo raggiunto il profilo indiziario, altrimenti forse staremmo a discutere di ben altre cose. Questo è quello che penso. Come ha descritto il suo assistito il rapporto che aveva con la bambina e o anche con i suoi genitori, anche perché San Salvatore è un paese molto piccolo, vivono insomma forse a 100 metri di distanza in linea d'aria, qualcosa del genere, quindi fanno parte della stessa comunità etnica, quindi insomma è presumibile che si conoscessero, che avessero rapporti. Allora, guardi, lui dal primo momento non ha in alcun modo sottaciuto l'esistenza di un rapporto di natura amicale che risaliva circa 2 anni prima col padre
e ha precisato principalmente col padre, cioè lui ha detto: io col padre avevo lavorato insieme, da quel momento 2 anni fa io l'ho conosciuto, ci siamo sentiti, abbiamo iniziato a frequentarci. Ha detto pure che in un'occasione o un paio di occasioni sono stati a casa sua, una di queste è stato il suo compleanno, però ha precisato anche che la maggior parte dei rapporti lui li aveva col padre, che lui non si è mai recato a casa di Marius quando c'era solo la mamma e la bambina, che Marius quando è venuto a casa sua è venuto sempre lui, la moglie e la bambina, e che la bambina mai, e dico mai, era stata a casa sua da sola. Ora, è chiaro che questo che lui dice, anche questo profilo, va confrontato, va riscontrato, però voglio dire, se la situazione è quella che è, forse bisognerebbe cercare da qualche altra parte, non lo so, io mi permetto di rappresentare questa cosa molto immodestamente. Quindi in pratica quel giro in macchina è stata la prima e anche unica volta che riferisce lui, sì. sono stati sì, da quello che da riferisce soli. Lui sì, tant'è vero che lui ha pure riferito che nel momento in cui la bambina si è ritrovata di fronte al cancello di casa sua è rimasto un attimino interdetto, nel senso che non riusciva a spiegarsi perché la bambina si fosse rivolta a lui. Quando la bambina gli ha detto no, voglio stare un attimo con te perché una mia coetanea mi infastidisce, lui ha detto vabbè, però guarda, io devo andare a prendere mia sorella, per cui o vieni con me e io ti devo lasciare qua. Quindi voglio dire, è stato l'unico momento. D'altra parte lui non l'ha fatta manco entrare a casa sua, ha detto aspettami, io adesso mi metto le scarpe, mi metto una maglietta e scendo. Quindi questo per farle capire che non c'era rapporto tale da poter giustificare un contatto con la bambina che non fosse quello solo di natura familiare. Lui ha sempre detto io l'ho vista come la figlia del mio amico, per cui non ho mai avuto rapporti diversi da quelli che c'erano con Marius. Questo è il punto. Sindaco Romano, allora, si tratta di una tragedia che ha letteralmente scosso la tranquillità di un piccolo centro come San Salvatore Telesino. Indubbiamente sì. San Salvatore è una comunità sana, è un paese tranquillo, non ha mai, diciamo, fortunatamente nel passato vissuto episodi, diciamo, della stessa natura, e il fatto veramente ha lasciato attonite e sgomenta l'intera cittadinanza, che si è stretta intorno ai familiari, al papà e alla mamma di questa innocente bambina che ha subito questa sorte. Senta, lei nelle ultime ore ha avuto modo di parlare con i genitori della piccola, comunque di far sentire la sua vicinanza alla famiglia? Io li ho visti la sera della tragedia, sono stato tutta la notte, ho cercato di dargli il conforto a nome di tutta la comunità di San Salvatore. Avete in programma come amministrazione comunale delle iniziative sia appunto di sostegno alla famiglia ma anche per ricordare la bimba? Sicuramente, già in questi giorni ho saputo, diciamo, che varie associazioni che avevano organizzato delle manifestazioni hanno disdetto, diciamo, il programma di questi eventi proprio, diciamo, in segno di lutto per quanto è accaduto. Mi sono state fatte anche delle proposte per il futuro, pure per dare un contributo anche in termini economici a questa famiglia. Era una bambina solare, sempre col sorriso. La cosa che ricordo di più di Maria era il suo sorriso sempre allegro, gioioso. Era una bambina che si prestava a qualsiasi, anche al servizio degli altri bambini, era sempre pronta a dare una mano, ad aiutare. Una bambina tranquillissima, che dovunque ti vedeva, ci incontravamo in chiesa, veniva, ti abbracciava, ciao maestra, cosa fai, faccio un giro. Ma era una bambina tranquillissima, ci ha lasciato un dolore incredibile.